direttore della Scuola di Affari Internazionali di Sciences Po a Parigi e già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Dunque, l'Italia è passata in pochi anni da essere un paese di euroentusiasti a un paese di euroscettici, insomma. Abbiamo osservato negli ultimi anni il diffondersi di sentimenti, appunto, di scetticismo, se non di ostilità nei confronti della costruzione europea. Quali sono, secondo lei, le cause, ma soprattutto le conseguenze di questa svolta? Io credo che le cause siano sostanzialmente legate alla crisi. La crisi economica e finanziaria, che è cominciata nel 2008, ha avuto i primi due anni di crisi finanziaria, poi è passata a essere una crisi di economia reale, tante imprese in difficoltà, e poi subito dopo è passata ad essere una crisi sociale, la disoccupazione che è aumentata e in particolare la disoccupazione dei giovani. Tutto questo si è tramutato in una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni, della politica e nei confronti dell'Europa, cioè i soggetti che sono considerati colpevoli di tutto questo. A queste cause bisogna aggiungere il fatto che il nostro Paese fatica ancora a uscire dalla crisi e quindi le conseguenze di tutto questo sono l'aver individuato l'Europa come il colpevole. Questo è un errore, a mio avviso, perché l'Europa può essere considerata colpevole solamente se guardiamo al fatto che è mancata Europa, cioè ci sono state troppe soluzioni nazionali, si è passato troppo tempo ad aspettare a mettere insieme le soluzioni europee. I primi 4 anni della crisi sono stati 4 anni nei quali si è discusso su chi doveva decidere, se gli Stati membri oppure l'Unione Europea. Alla fine è stata l'Unione Europea ad avere in mano gli strumenti, come Mario Draghi sta dimostrando adesso, per cercare di farci uscire dalla crisi. Ma tutto questo ha comportato una perdita di tempo che ha buttato via un sacco di risorse e ha creato il buco nel quale poi è aumentata la disoccupazione. Quindi il tema è che tutto questo ha portato come conseguenza a un mettere l'Europa sul banco degli imputati e la gente oggi la vede come colpevole. A questo aggiungo che troppi politici, e non solo politici, passano il tempo a scaricare le loro responsabilità sull'Europa, perché l'Europa è un facilissimo capro espiatorio, è un indistinto globale generalizzato in cui non c'è uno che puoi dire è colpa sua in modo tale che possa poi replicare quello lì. È un talmente vasto che è un capro espiatorio perfetto, ma a forza di fare il gioco del capro espiatorio sull'Europa l'effetto è terribile, l'Europa perde consenso e questo mi sembra un gran problema.